a tutti ragazzi, eccoci qua ritrovati in questo nuovissimo video di Crash Bandicoot Warped Inside Trilogy. E come avevo detto, oggi saremo andati a sfidare il boss che mi fa usare Coco, Dottor Entropy. Ah no, non mi fa usare Coco, ma mi fa usare Crash. Non ho capito un cazzo, mi ha cambiato due volte il giocatore. Andiamo a battere il boss per poi fare altri 5 livelli dell'altro mondo. Poi il boss ovviamente ce lo lasceremo in disparte, visto che tanto così, se procediamo così dovremmo riuscirci. Adesso vediamo questo qui come dovremmo andare ad ucciderlo. Non riesco a capire. Ah ok, forse ho capito. Tanto abbiamo il doppio salto e non penso sia uno di quei gravissimi problemi. Ok, mi sta lasciando veramente tanto spazio. Io spero. Che cosa è successo, raga? Io non ho capito. Ok, sono riuscito a capire il funzionamento. Basta che, ecco, sono morto. Stiamo procedendo bene, anche se lui spara tantissime cose che per il momento non è niente di che. Dovrebbe stancarsi proprio in questo preciso istante. Proviamo ad andare ad ucciderlo. Diamo il secondo colpo. Adesso ci manca l'ultima parte, raga. Quella forse più decisiva. Speriamo. Non sembra niente di impossibile. Da ora in poi dovrebbe essere tutto molto più facile. Solamente che aumenta la velocità di quello che spruzza. E da ora in poi dovrebbe essere veramente stanco il tipo. Se procediamo bene senza fare coglionate. Ok ragazzi, siamo riusciti senza molti problemi, l'abbiamo ucciso. Un nuovo trofeo mi dà anche un'altra cosa: per roteare più a lungo o più velocemente, o per planare premi ripetutamente quadrato. Ok, perfetto, non ci sono problemi. Adesso ci dirigiamo subito nel primo livello di oggi, nel nuovo mondo. Eccolo qui, nuovo mondo per noi. Clicchiamo, voglio bye bye, no, voglio questo. Sfinski. Avviamoci. Perfetto ragazzi, senza indugio e con segugio andiamo subito a destra, perché mi piace molto di più la destra. Io essendo destro voglio fare la parte destra. Ci sta tantissimo come ragionamento. Abbiamo ucciso sto tipo, bene così, benissimo. Andiamo avanti, ci prendiamo tutte le wampa possibile, immaginiamo. Oh, madonna raga, quanto sarà bello utilizzare questa tipologia di cosa senza morire magari. Però abbiamo superato il pezzo, ci prendiamo subito il nostro primissimo checkpoint per oggi. Il problema è che essendoci quelle cose lì, io me la rischio così tanto. Ma raga, come ho rischiato, non c'ha nessuno il coraggio, raga, di rischiare così tanto. Ditemi chi ha il coraggio, poi magari ne riparliamo più in futuro. Qui ovviamente ho rischiato la vita, perché essendoci tutte quelle lance potevo morire. Lasciamo che tutte quelle cose esplodano. Ho rischiato la vita perché poteva cadermi un masso in testa. Benissimo, non abbiamo il bughede, quindi dobbiamo stare attenti. Io non sto attento. Si vede che non sono attento, ma perché la mia intelligenza me lo impedisce. Per quello, raga, solamente per quello. Qui, non vedendo, voglio utilizzare un attimo la testa. Cioè, prendiamo questo, ok. Lì c'è una vita molto importante per noi, come sapete bene. Preferisco fare così, prendermi la vita e perdere magari qualcos'altro. Poco importa del resto, Facciamo così, planiamo un attimo. Questo, eccolo qui, madonna quanto sono rincoglionito. Ok, raggiunto il pezzo di prima, ci prendiamo come sempre tutte le wampa possibili e inimmaginabili, perché ci servono le vite. Siamo già a 16 vite. Qui dovremmo aspettare forse. Forse sì, forse no. Non mi ricordo, perfetto, non ci sono grandissimi problemi. Lui lo possiamo anche tralasciare, che tanto non è cattiva come persona. E qui dovrebbe trasportarci, infatti ci sta trasportando come un autobus in piena. Ci prendiamo anche tutte le wampa, che comunque
Sono buone. Lo uccidiamo. C'è livello bonus. Cosa facciamo? Ce lo facciamo? Innanzitutto ci prendiamo il cristallo. E poi come sempre ci facciamo anche livello bonus. Ho preso tutte le chest. Buono. Solamente che ho perso il mio bugede bugede. Ho fatto il livello bonus che non era niente di impossibile, perché era facilissimo. Siamo a 17 vite. Buono. Adesso aspettiamo che lui, ovviamente. Oh, che combo, raga. Siamo riusciti a mandarlo a fanculo come se non ci fosse un domani. Planiamo un attimo. Adesso ho perso tantissime wampa. Madonna quanto sono rincoglionito io. Uccidiamolo subito, il tipo. Proviamo a prenderci più chest possibili. Assolutamente no. Facciamo esplodere il tutto, che forse è meglio. Tanto una chest, madonna che culo, ci è rimasta. Siamo a 90 su 5. Aspettiamo che cada il nuovo masso. Planiamo. E non dovrebbe essere niente di impossibile ora. Soprattutto facendo una cosa del genere. Buonissimo. Se magari... ah ok, dovevo attivarlo. Vediamo. Niente. Raga, ci mancavano 10 chest. Secondo livello. Arrivo. Ci stiamo accingendo a fare bye bye blimps con Coco. Perché non mi fa scegliere ovviamente Crash. Cosa devo fare? Abbattere i dirigibili. Solamente che, come che si spara? Con R2. Buono, buono, non ci sono altri problemi. Il problema è che devo andare ad uccidere tutti sti grandissimi pezzi di merda. I dirigibili non sono impossibili da abbattere. Sono difficili da abbattere, però, i tipi che ti passano davanti con le loro motorette. Anzi, vi dirò la verità, non sono difficili, basta che andiamo a beccarli una volta e basta. E abbiamo subito fatto il tutto. Io cosa voglio andare a fare in questo preciso istante? Abbattere ovviamente questo dirigibile. Prendimi quello che è una preziosissima vita, da quello che sto riuscendo a capire. Solo che non riesco a beccarlo. Bene, bene. Sto per morire, raga, è quello il mio problema. Ho preso un po' di vita, buono. Ho abbattuto subito due dirigibili, cioè due navette che vogliono provare ad uccidermi, va bene così. Questo magari se lo uccidessi subito mi farebbe molto piacere. Cosa ci manca? Ce ne mancano tre, raga, il livello è quasi concluso, eh. Tanto questi ho capito che basta beccarli solamente una volta e la cosa è fatta. Proviamo a beccarlo subito. Ma quando mai che ci riesco? Bene, bene, bene. Abbassiamoci. Proviamo il kamikaze? Assolutamente no. Ci prendiamo questo che vale come una vita. E quindi possiamo anche dire che il livello è stato concluso. Non penso di poter fallire un livello del genere adesso. Mi manca solamente un dirigibile, che è questo. E siamo riusciti a completare il livello molto facilmente. Cristallo per noi. E ci facciamo subito il quarto livello per oggi. Ok, quarto livello per oggi. Future Frenzy. Questo l'ho già visto per riguardanti le reliquie su YouTube e mi è piaciuto veramente tanto, veramente tanto. Ovviamente è un livello da fare molto velocemente. Qui proverò a prendere le chest possibili. Ovviamente non andrò a prenderle tutte. Perfetto, facciamo così. Facciamo così. E per il momento stiamo già procedendo bene. Non vedo alcun tipo di pericolo, nel senso che non mi sembra una cosa impossibile da fare. Sto tipo non mi dovrebbe creare problemi. Benissimo. Tante wampa. Dovremmo quasi arrivare anche a una vita. Aspettiamo che questo si attivi per non rischiare ovviamente la morte. Non sono un nato ieri e quindi me ne intendo. Abbiamo 19 vite, ragazzi, sono veramente tante. Mi ricorda i vecchi tempi del primo Crash Bandicoot, quando ho iniziato la serie, cioè 2 settimane fa. Adesso i vecchi tempi, ma vabbè, parliamo al passato remoto. Andavamo bene, avevamo così tante vite, adesso ne abbiamo 19. 133 chest, sono tante. Già un checkpoint, comunque noi ce lo siamo assicurati, eh. Non per dire. Questo, ok, succede così. Primo nemico, abbiamo già capito come si va ad uccidere. Ovviamente questi, adesso col doppio salto è molto più semplice andare ad uccidere. Questo aspetterei che si attivi, per il semplice motivo che non voglio morire. Questo a me fa veramente paura, quindi aspetto infatti di andare ad ucciderlo così, che è molto più semplice a dire la verità.
procediamo. Ecco qui, procediamo a morire. Forse riesco a prendere anche questa chest. E infatti, questo qui mi fa salire così tanto. Aspettiamo che si chiuda perché non voglio morire, l'ho già detto in passato e lo ripeto. Benissimo! Checkpoint, cesta e ricesta. Questo si può tranquillamente togliere. Infatti avevo ragione io. Aspetterei anche per questo? Diciamo di sì, anche se ho rischiato la vita. E andiamo direttamente qui. Tanto quella TNT andrà ad esplodere per i cazzi suoi. E io qui me la prendo molto tranquillamente. Tanto si spegnerà. Adesso si riattiverà. Col doppio salto non penso ci siano problemi, ma ho cliccato cerchia a posto di quadrato. Non era niente di difficile e infatti ci sono tranquillamente riuscito a farlo. Non era niente, l'ho detto. E però qui dobbiamo temporeggiare. Abbiamo un'altra volta 19 vite. Questo era easy. Qui c'è la tornado. Dovremmo farcela. Perfetto. E qui c'è il bonus. Ovviamente non ce lo perdiamo e ce lo facciamo. Livello bonus, speriamo che non sia uno di quei livelli pallosi. Scivolata, doppio salto e ci prendiamo tutte le wampa ovviamente disponibili che ci fornisce il gioco. L'italiano è importante, ragazzi, una bella vita. Qui ce la prendiamo molto facilmente. Qui ci spiega un po' come funge. A culo, ragazzi, ci sono riuscito. Forse, magari il prossimo non ci riesco. Speriamo di riuscirci. Perfetto, ho preso tutte le chest. Buonissimo, veramente buono perché mi dovrebbe portare adesso a un punto di avere 20 vite. 20, addirittura 21, raga. E sono tante 21 vite, eh. Non credetevi. Questo ovviamente lo uccidiamo così in maniera molto easy. E qui dobbiamo prendere un'altra volta il tempo. Come si chiude? Andiamo così e lo mandiamo via. Checkpoint. Questo come possiamo provare a farlo? Così. Ecco qui, non così. Ok, ho perso 3 vite, ma ci sono riuscito a farlo. E questo l'importante, riuscire a farlo. Abbiamo già 96 wampa, quindi il livello dovrebbe concludersi tra poco, penso. Non penso, ci voglia ancora molto per concludersi. Scivolata bella, abbiamo fatto tutto planato e adesso proviamo a fare questo bello. Ci è uscito bene. Non commettiamo cazzate. Magari se mi dai la cesta, magari riesco a farlo bene. Perfetto. Qui dobbiamo prendere il tempo più che altro. Planiamo, apriamo. Niente, diamante per noi. Però ci accingiamo al penultimo livello di questo video. Ci riusciamo. Ragazzi, ho deciso una cosa, visto che questo in teoria dovrebbe essere l'ultimo livello per oggi, che è Tomb Raider, siamo solamente a 20 minuti di registrazione, perché siamo stati molto veloci, quei livelli, a dire la verità, non erano impossibili. Voglio farmi anche il boss, visto che ci sono. E non vi ho fatto una premessa. Se non siete iscritti al canale, cioè iscrivetevi, sempre se vi va, qui dobbiamo stare molto attenti all'acqua, ma attivate la campanella, ragazzi, che è molto importante. Attivare la campanella per essere comunque avvisati sempre del video. Così avrete sempre la notifica che è stato pubblicato il video e non avrete problemi a guardarvi i video, così non li perdete. Qui, come ho già detto prima, bisogna stare molto attenti all'acqua perché purtroppo va a riempirsi e quindi questo livello sarà molto lento. Meno male che questi pezzi sono stati fatti apposta per agevolare la cosa. Stavamo per morire, ma niente di che. Checkpoint. Raga, subito livello bonus. Buono, ce lo facciamo, dai. Ok, bonus che ovviamente non lo completeremo al massimo per colpa mia. Non per colpa degli altri, perché devo prendere quella cesta e poi tornare indietro. Ma sapete, la mia intelligenza è molto poca e quindi ho sprecato praticamente tutto. Qui dovrei riuscire a farlo senza nessun tipo di problema, infatti l'ho fatto, però ho fatto una cazzata. Proveremo a rifarlo bene. 2, 2, 3, 4, 3, 5 e poi 1, 2, 3, 4. Ok, no, pensavo fosse il quinto, ma in effetti non era il quinto. Facciamo così, raga, non so come ho fatto, ma ci sono riuscito.
Ci sono riuscito, peccato per una cesta. Ok, nessun tipo di problema, penso. Abbiamo praticamente un bel po' di vite che ci possono aiutare. Anzi, in questo preciso istante abbiamo anche un bughe de bughe de, che è ottimo. È ottimo, raga. Forse a voi non sembra, è ottimo. Abbiamo anche un bel po' di vite. Ne abbiamo 20 addirittura. Non ne abbiamo mica poche, eh. Abbiamo 20 vite, che sono tante per il nostro immaginario collettivo. Qui dovremmo fare un bel rush. Un bel rush, nel senso che prendiamo tutte le chest. Sempre, se ci riesco. Madonna, come mi sono salvato in calcio d'angolo, ragazzi. E io anzi rimarrei anche qui per la prossima ondata di acqua, perché così mi permette di prendermi una bella vita. Non rischiamo più di tanto. Anzi, non rischiamo proprio, perché ragazzi siamo andati bene. Peccato che non abbiamo ancora il cristallo. Qui c'è la via della morte. Come sapete io non la prendo mai, la via della morte. Ci prendiamo questo perché mi dà il salvavita in cemento. Non in cemento, in metallo. Quindi non rischio neanche di affogare. Perfetto. C'è il cristallo, buonissimo. Però adesso dovremmo fare un altro rush, che mamma mia, non mi sta piacendo. Sono morto come un pollo. Ok, ce l'abbiamo fatta superare il pezzo. Era veramente difficile, raga. Qualcosa di difficilissimo. Checkpoint che è oro. E io rimarrei qui perché non si sa mai. Visto che c'è questa grandissima testa di cazzo, ci clicchiamo anche quello che sicuramente sarà d'aiuto. E in effetti è stato d'aiuto. Anche se stavo rischiando la morte per una mia cazzata. Quindi andiamo a prenderci un po' di wampa. E sono morto come un pollo, come sempre. Dovrebbe essere quasi finito il livello, io lo spero. Attiviamo questa, ma forse ho fatto una cazzata. Forse ho fatto una cazzata? Assolutamente no. Però ho perso una chest, mi dispiace. Anzi, due chest, però per la velocità molte volte si sbaglia. Qui l'apriamo, ma non mi prendo le wampa. È un pezzo, questo forse, molto, molto lungo. Dovremmo aspettare anche qui che si alzi. Abbiamo finito il livello. È ufficiale, il livello adesso è proprio completato. Proprio al 100%, non al 100%, ma completato almeno. Apriamo tutto questo e ne abbiamo saltate 10, raga, mi dispiace tanto. Però ci facciamo anche il boss oggi. Due boss per oggi. Ragazzi, ho saltato il livello. Non me ne sono accorto, ho saltato il 18. Penso, il tell no tale. Non capisco il perché ho saltato un livello, quindi il boss per oggi va a saltare. Ovviamente, perché io questo livello veramente non me lo ricordo. Se posso essere sincero, non mi sembra di averlo saltato. Però se il gioco mi dice che ho saltato un livello, ovviamente dobbiamo farlo. Questi non mi attirano particolarmente. Proveremo a prendere tutte le chest? No, ovviamente no, perché mi stanno sul cazzo tutte queste chest. Non dovrei morire. Perfetto, abbiamo preso il tempo, bene. Questi ragazzi, quando ci metteremo a fare le reliquie, veramente sarà una bestemmia assurda. Sarà una bestemmia assurda perché sono veramente difficili. Magari se si sposta il gabbiano mi prendo anche la cesta, buono. Qui ne ho saltata una. Vabbè, dai raga, non me ne sbatte assolutamente nulla. Tanto la platinazione poi prima o poi la dovremmo fare per i cazzi nostri. Sono morto come un pollo. Stavolta non mi sono fatto uccidere. Ci prendiamo il checkpoint, che è importante. È un percorso lunghetto. Per il momento però non ho saltato neanche una chest. Voi mai forse non ci crederete. Vi conviene crederci. Lo sto facendo discretamente bene. Non perfetto, però discretamente bene. È pieno di questi test di cazzo. Infatti adesso ho perso il bug de bug, che era veramente importante per il proseguo di livello. Ma vabbè, dai, per un bug de bug staremo più attenti la prossima volta, perché non me ne sono accorto che c'era quella testa di cazzo. Questo però non so come andare ad ucciderlo, e quindi lo anticipiamo e lo superiamo così. Qui è pieno di bombe, proviamo a non morire. Perfetto, ennesimo checkpoint. Già che è pieno di queste cose, di chest, ciò vuol dire che
È ancora bello lunghetto il livello, eh. Ci prenderà ancora un bel po' di tempo. Però, devo dire la verità, ci ho preso la mano. Ci ho preso la mano. A usare questo motoschifo del cazzo. Ci ho preso veramente la mano. Solo che ho lasciato una chest lì. Ho lasciato una chest, quindi adesso la prendo. Prese quasi tutte. Oh, non sto a scherzare. Le sto prendendo tutte veramente. Adesso ci mettiamo qui, aspettiamo che vengano sparate tutte. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, ho rischiato 2 volte, ho rischiato. Qui dovremo passare giusto, giusto. Derapata bellina bellina. Qui c'è il cristallo, quindi facciamo attenzione, visto che il checkpoint è un bel po' lontanuccio. Frena, frena, frena. Fai passare il pescatore del cazzo. Derapata bellina, perfetto. Qui se non facciamo cazzate, raga, dovremo prendere anche il diamantuccio di tutte le ceste, eh. Ce ne mancano poche. Veramente, ce ne mancano pochissime. Questo non mi piace perché è pieno di bombe, però ce l'abbiamo fatta. Non in scioltezza, ma quasi. Qui stavo rischiando proprio la vita. Perfetto. Rallenta e riaccelera. Rallenta. Qui ti allarghi. Bene, raga. Bene. Solo che qui siamo stretti. Buono così. Raga, non capisco perché. Mi dice che ho saltato dalle chest. Non ne comprendo il motivo. Però abbiamo fatto anche questo livello. Quindi, ragazzi, che dire? Oggi neanche un game over. Benissimo. Non siamo riusciti a morire. Nel senso fare game over neanche una volta. Abbiamo fatto 5 livelli più il boss. Domani rifaremo il boss che ci spetta di questo mondo, il penultimo, perché ci mancano solamente 5 cristalli. Quindi per il video di oggi è tutto. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, che è molto importante per il proseguo della serie, così avrete sempre la notifica relativa ai video. Facebook e Instagram in descrizione. Noi ci vediamo domani, se non mi dovrei sbagliare, con il video. Ci vediamo sempre con Crash. Bella.